flesh needs water to breathe. It's inconceivable. I used to live without you, just flapping on the ground, looking for a reason to be. It's unbelievable. The smallest swept me to you. Miracles like you don't happen every day. Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici di Radio Carro, benvenuti in questa serata, in questo nuovo appuntamento in diretta. Sono le ore 23.14 di giovedì 22.14, cominciamo già bene alla grande. Allora 22.14, quindi le 10.15 per fare la conta, del 23 luglio 2017. Oggi non sono da solo. Finalmente ci ha accompagnato in questa nuova trasmissione il grande nostro carissimo Roberto. Ciao Roby, come va? Ciao Mauri, buonasera, buonasera a tutti. Diciamo che la stanchezza della giornata inizia a farsi sentire, però avevo promesso che ci sarei stato e tengo botte, sono qua, dai. Vediamo, dai, che non ti tratteneremo molto Roby, chissà se magari anche l'altro, il nostro compagno di viaggio, no? Il nostro tecnico, sì. Il nostro fonico, chissà che magari ci verrà a fare un saluto, ha detto dovrà vedere, guarderà, magari entrerà in corsa, vediamo, incrociamo le dita e intanto speriamo. Allora, io so che stava cercando di costruire una centrale nucleare nel suo piccolo laboratorio sotto casa, non so a che punto è, ma questi erano gli intenti della serata. Ah, ho capito. Va bene, adesso vediamo un po' come funzionerà e tutto. Io mi auguro, insomma, che possa essere qua in diretta con noi. Certo, una centrale nucleare da costruire nel proprio garage non è molto facile, soprattutto il materiale, penso che sia difficile da procurarsi. Ma guarda, io conosco gente che spendeva 10 euro per farsi un litro di candeggina in casa, quando a comprarla l'avrebbe pagata un decimo, però per il gusto di farla. Ah beh, certo, il problema è trovare l'uranio, no? L'uranio è un gran problema da trovare. Ma sì, sono arrivati i soldi al mercato nero, compriamo tutto, dov'è il problema? Sono arrivati i soldi ce li danno. Ah, già vuoi andare subito in argomento, eh? Allora, prima di arrivare in argomento... poco, perché sinceramente non ci ho capito nulla, ogni volta che ci si capisce poco di queste cose c'è sempre una grande inculata sotto, ma vabbè, proviamoci, dai. No, adesso più o meno io mi sono informato ieri, ascoltato di tutto di più e più o meno penso di aver capito, insomma, dov'è, come funzionerà. E adesso piano piano lo spiegheremo. Innanzitutto diciamo una cosa, non so che a te non ti piace molto, però va detto perché è cronaca pure, dobbiamo segnalare, molti di voi avranno già sicuramente scoperto, la Juventus è andata a perdere a Udine, nel campo di Udine 2-1, quindi in questo momento sta andando anche in onda Lazio-Cagliari, 0-0 ancora, e chissà che se la Lazio dovesse vincere, non lo so se si può riaprire il campionato, però sicuramente è una cosa abbastanza insolita che la Juve possa perdere tante partite come sta accadendo quest'anno. Comunque, parentesi così, detta a parte, Roby, scusami se ho preso un minuto 40 secondi per annunciare questa notizia. Roby, prima di andare sugli argomenti principali, no, che ci competono e che ci interessano, raccontaci un po', dove ti trovi adesso?
Io sinceramente stasera mi giro perché mi trovo a circa 40 minuti di strada da casa e non ce l'ho fatta rientrare, quindi sono fermo nel camion. 40 km soltanto, 40 minuti? No, 40 minuti 40 di strada. 40 minuti, quindi sono ancora di meno. Perché non ti metti una bicicletta sul camion, Roby, dentro la cabina? Magari adesso toglievi la bici, facevi un po' di strada, qualche chilometrina in bicicletta, per te fare 40 minuti di bicicletta è pochi, niente, ci metteresti pochissimo, può essere serata a casa. Guarda, per me fare 40 minuti di bicicletta adesso è come per te arrivare all'ultimo ripiano del pensile in cucina, una cosa impossibile. Io ho appeso la bicicletta al chiodo tanti anni fa e mi sono rigiurato che non l'avrei più presa. Non ho capito la metafora. Nano malefico. Non l'ho proprio capita la metafora. Sorvoliamo. Ricordati sempre che nella botte piccola c'è il vino buono, non lo dimenticate, certo. Mai. Dopo gli anni diventa ceto, e gli anni qui ci stanno, No, non è che diventa ceto. Mi direte che purtroppo non ci si ubriaca con quel po', con quella bottiglia piccola, magari c'è un po' più grande la bottiglia per ubriacarsi. Questo è vero, però insomma la qualità si paga, come si dice. Allora dai, vogliamo entrare un po' in argomento, vogliamo entrare nel sodo, Roby, vogliamo dire che cosa sta accadendo. Innanzitutto senti un attimo, boom, un bello sparo, un bel colpo di pistola. Perché l'ho voluto mettere? Perché mi sembra che di cose che ne stanno sparando tante nei giornali, nei telegiornali, ovunque, in tutte le varie piattaforme, soprattutto la televisione di Stato, che mi sembra veramente, come dire, molto, se non dire troppo di parte, sinceramente, perché hanno tutti, sono dietro la stessa direzione, tutti hanno lo stesso pensiero, tutti hanno la stessa opinione. Nel descrivere... sono tutti contenti che finalmente abbiamo avuto questi soldi, no? Che adesso io, per sentito dire, sinceramente non ho avuto modo da approfondire, anche perché, come ho detto prima, ho capito ben poco. Se non sbaglio si tratta di 80 miliardi a fondo perduto e 55 li dobbiamo restituire nel giro di qualche anno. Ma se li dobbiamo restituire, che fondo perduto è? No, ti danno una parte di soldi gratuita che non devi restituire, che sono anche tante, e una parte di soldi che ti danno nella somma totale vanno restituiti in 10 anni a partire dal 2026, questa per esattezza, per essere precisi. Perciò dal 2026 entro il 2036 questi soldi vanno restituiti. Non tutti, vanno restituiti una parte. La parte che va restituita, certo, una parte a fondo perduto e una parte va restituita, ok. Certo, che però vanno ad azionarsi, ad aggiungersi a quelli già che attualmente si paga per rimanere dentro il mercato comune. Funziona. Quindi cosa vuol dire? Sì. Questo vuol dire mettere il debito. Se prima pagavi 50, adesso paghi 80. No, ciao, se prima pagavamo 50, adesso ne paghi 130. Ecco, per intenderci. Perché più o meno la misura è questa, la misura. Sì. La misura. Allora, se noi dobbiamo cercare, secondo me, Roby, per cercare di capire che cosa sta accadendo, che cosa è accaduto in Europa, tutto quello che è, dobbiamo dividere l'argomento in due fasi, in due parti, ovvero quando una persona si trova in crisi, in effetti, no? In crisi nera con le finanze, che cosa fa? Cerca di avere i soldi per poter pagare subito l'immediato. Poi dopo, nel restituirli, sa benissimo che metterà il debito sul debito, però intanto, come si dice, deve andare per forza a tappare quei buchi che si sono aperti. Quindi, cosa voglio dire? Arrivano questi soldi? Bene, benissimo, è una cosa utilissima, è una cosa di cui ne abbiamo assolutamente bisogno. E ricordo, non soltanto l'Italia, qui si sta parlando di una cosa globale europea, quindi in base, eccetera, tutti i soldi che vengono dati, comunque sia, tutti i paesi usufruiscono di questa parte di denaro, ok? Sì. Quindi, chi più, chi meno, chi ci guadagna di più, chi ci guadagna di meno, dopo vedremo a dire chi in realtà ci guadagna e chi in realtà ci perde, però in questo momento che i soldi ti servono, quindi è giusto che uno li prenda ed è giusto che uno li tiene, no? È giusto che uno certo. Ce li ha. Poi dopo il problema di restituirli, il problema che si vedrà più avanti, questo si vedrà più avanti. In questa chiave di lettura possiamo affermare che tutta questa operazione fatta da Conte, dal suo governo, può essere sicuramente segnata come una cosa positiva. Perché? Perché quantomeno riusciamo ad ottenere un aiuto economico non indifferente.
un aiuto economico importante. Purtroppo quello che comporta avere questo aiuto ci comporterà d'ora in avanti una serie di paletti, una serie di imposizioni direi proprio da parte dell'Europa, che ti toglierà di fatto la sovranità del nostro paese, certo. La totale sovranità del nostro paese, tant'è vero che a questo punto io mi domando che cavolo andiamo a votare più, perché ormai la votazione praticamente non ci sarà più, certo. Ok, andiamo avanti per ordine. Allora dividiamo le due cose. Quindi abbiamo detto che adesso ci servono i soldi, va benissimo, e ce l'abbiamo. Secondo problema è come, dove spenderli e come spenderli, e soprattutto come fare in modo che questi soldi non passino continuamente da mano a mano fino a che poi arriva la povera gente che non arriva nulla, perché questo è anche un enorme problema che c'è, l'enorme problema della burocrazia. Detto questo, però, dov'è la fregatura? La fregatura purtroppo c'è, e ne andremo a parlare innanzitutto più avanti, diciamo magari dopo la pausa, cerchiamo di andare avanti più ordine. Roby, la mia domanda che ti faccio è questa qua, in modo specifico, no? Ti arrivano questi soldi, va bene, adesso arriveranno nel 2021, va bene, se lasciamo stare quando arrivano, sappiamo che arriveranno, in un certo senso, sapendo che tu hai già a disposizione questi soldi, potresti, in teoria, e anche probabilmente anche in pratica, perché pure le banche anticiperanno, la possibilità di spenderli già immediatamente, che tu sai che li prenderai, quindi li puoi spendere. A tuo giudizio, Roby, dove è il settore principale, importantissimo, nell'immediato da mettere mano? Qual è la prima cosa che andrebbe fatta con questo denaro? Beh, prima di tutto io farei una bella riforma della sanità, adeguare, perché abbiamo visto quello che c'è stato e sarebbe giusto adeguare, perché ora come ora è la cosa più importante, perché abbiamo visto che se la sanità non funziona muore la gente, primo. Secondo, dobbiamo dare una botta alle infrastrutture, perché qua ci troviamo con delle infrastrutture fatiscenti di decenni fa che dividono l'Italia in due. Penso che siano queste le prime cose. La scuola non sarebbe male, però come ne abbiamo già parlato in passato, anche la scuola è il solito mangia-mangia, come succede con la sanità e le infrastrutture, però io penso che questi siano tre punti cruciali: sanità, infrastrutture, scuola. Sì, in generale sì, soprattutto poi le infrastrutture porteranno lavoro. Lavoro, la scuola, Roby, il problema della scuola è che bisogna decidere esattamente come fare. No, non sto parlando di come fare il rientro in classe, sia ben chiaro, io non parlo di quello. È un discorso che abbiamo fatto un po' di tempo fa con le scuole private paritarie, scuole pubbliche, il giro dei soldi, scuole private che si finanziano da sole e riescono a fare molto più di quello che fanno le scuole pubbliche con il doppio dei soldi. Io a questo mi riferisco. Il rientro in classe è una cosa che non c'entra niente con la riforma, con i soldi, secondo me. Sì, però da un'altra parte, se dobbiamo avere un rientro in classe, no? Con certi materiali, con certi accorgimenti, è chiaro che diciamo, i soldi vanno ad azionarsi, no? Vanno ad aggiungersi. Certo, ma allora, come ti ho detto poco fa, se ci riescono le scuole private che si autofinanziano, la scuola pubblica che ha molti, molti, molti più soldi della scuola privata, che gli vengono dati, non si autofinanzia, questi soldi gli vengono dati, dovrebbe essere ancora più semplice per le scuole pubbliche rispetto alle scuole private, però tutto questo non succede. Non succede perché ci sono un sacco di paletti da sistemare, ci sono perché, si chiama magna magna, sì. I soldi ne arrivano 100.000, 10 spariscono lì, 20.000 di 50.000 di là, ne rimangono 1.000, con 1.000 non ci facciamo nulla. Sì, con 1.000 poi arriveranno chissà quando, eccetera, eccetera. In questo senso, se l'Europa, visto che ci dà questi soldi, chiede, pretende che siano fatte quelle riforme fondamentali, tutti i torti non ce li hanno. Non possiamo dirgli. No, non è vero niente. Mi scusa se ti interrompo, questa volta invece non sono d'accordo con te, perché un recente studio fatto da un austriaco,
molto importante, quindi diciamo una persona dell'asse contro l'Italia, perché sappiamo benissimo che l'asse è contro l'Italia per quanto riguarda questo, ha fatto vedere che l'Italia non è come viene decantata da tutti, cioè pizza e mandolino, spendono male, spendaccioni e tutte queste cose. Anzi, l'italiano, se noi andiamo a vedere in tutta l'Europa, gli italiani sono quelli con il maggior numero di case di proprietà. In Italia chi ha la casa di proprietà, a paragone, chi si compra più case di tutti sono gli italiani. Ma non parlo degli industriali che si comprano i palazzi, parlo della classica famigliola che si accolla il mutuo di 20, 30, 40 anni per pagarsi la casetta, cosa che negli altri stati europei funziona molto meno. Ed è anche vero che noi siamo quelli più virtuosi tra tutti, noi siamo quelli che comunque sia sono riusciti ad aumentare il loro export, perché noi, nonostante le crisi, nonostante la forte crisi che c'è stata negli ultimi anni in Italia, abbiamo continuato ad aumentare il nostro export, noi continuiamo ad esportare e importare meno rispetto agli altri. Infatti anche questa è una cosa che l'Europa poco tempo fa ha messo dei paletti, l'olio lo dovete per forza comprare da là perché dobbiamo permettere anche loro di vivere, le banane le compriamo da loro perché anche loro devono vivere, tagliano i fondi ai nostri produttori, gli segano le gambe, questi esempi del sud che si trovano costretti a lasciare i pomodori sulle piante perché non gli conviene andarle a raccogliere, perché a comprarli all'estero costa di meno, e questo è un altro paletto che ci ha messo l'Europa un po' di tempo fa. Ma quando andiamo a vedere, noi siamo quelli che pagano più tasse e spendono meno. Questo non vuol dire che spendiamo male, cioè noi paghiamo 100 di tasse al nostro Stato, il nostro Stato spende 50, gli altri 50 ci rimangono dentro, e all'Europa questo non va bene. Sì, da una parte è giusto quello che dici, Roby, poi però c'è anche un fatto pratico, no? E innanzitutto voglio dirti che io, quando io parlo, Roby, tendo a fare domande, no? In qualità di conduttore, certo. Non dico che io la penso esattamente in quella maniera. Certo, normale. Faccio domande, quindi è una cosa differente. Poi magari la mia opinione dopo la dirò, diciamo, più avanti, verso la fine. Proprio mi sono perso a che volevo dire. Ah, intanto, e si vede che è una cazzata. No, è una cosa importante. Intanto ha segnato Cagliari, vedi? Che campionato strano che questo che è. Intanto ha segnato proprio aspetta questo. Aspetta che guardo. Lo vedi? Sì, di tiro, lo intuisco. La vastità del gran cazzo che me ne frega. Andiamo avanti. Ma i tifosi giuventini che ci stanno ascoltando, i tifosi laziali, ma soprattutto i amici sardi, i tanti tanti amici sardi che ci ascoltano, saranno sicuramente molto molto contenti, no, di sapere una notizia così, insomma, che il Cagliari ha segnato appunto a Roma, tra l'altro un gol veramente strano. Vabbè, allora torniamo un po' ai nostri discorsi. Stavo dicendo, Roby, è vero sotto questo punto di vista, no? Però se tu cominci, vai, diciamo, in giro tra le persone, tu sei l'uomo della strada, no? Quindi tu hai contatto con tante persone. Quando incontri qualcuno, soprattutto una di quelle persone pro Europa, e fidati che ce ne sono tante pro Europa. Ma io ne ho incontrate poche, sinceramente, perché con chi parlo la pensano tutti come me. Eppure nei sondaggi, nei giornali e tutto quanto sembra che le persone pro Europa sono molte, ma molte o poche che siano. Ma se fai questa domanda adesso, con le potenzialità e le occasioni che tu hai in questo momento, no? Quindi con l'euro, da quando siamo con l'euro e tutto quanto, saresti in grado di comprarti una casa e di pagartela come avveniva prima degli anni 90? Ma no. Perché? Perché siamo in Europa, perché è arrivato l'euro. Esatto. Allora, sotto un punto di vista, quando gli europeisti dicono che è giusto stare qua, la domanda sorge spontanea, ma allora come mai, mentre prima eravamo più ricchi, oggi invece siamo più poveri? Allora qualche buon pensante ti dice, beh, è semplice, perché prima tu avevi la possibilità
perché tu hai vissuto più in alto delle potenzialità che potevi, facevi più debiti, quindi si è aumentato il debito pubblico, eccetera eccetera. A me mi sembra, Roby, che qui in questa direzione ognuno se la canta, ognuno se la suona per conto proprio. Sì, ma questo è il solito luogo comune: hai vissuto al di sopra delle tue possibilità, hai fatti debiti. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Però il messaggio che passa, veramente? Purtroppo il messaggio comune che passa è sempre lo stesso, è sempre questo. Quello che ho detto prima, l'italiano, pizza, mafia, mandolino, spendaggione, non sa amministrare i soldi, non sa amministrare. Quando andiamo a vedere le più grosse aziende a livello mondiale, non dico che si trovano per il 50% in Italia, però insomma, anche se non si trovano qua, noi forniamo quelle componentistiche che senza di noi non ci sarebbero. Che però noi in Europa siamo gli unici a essere sulla stazione spaziale, con i nostri prodotti in tutta Europa. Sì. Oh. Anche se poi c'è l'associazione dell'ESA, sono, per esempio, c'è la laboratorio, sì, a Torino, che c'è proprio a Torino, e poi c'è uno che sta qua vicino, tra l'altro. Quello è l'ESA, è l'ente spaziale europeo, lascia perdere l'ente spaziale. Chi produce gli specchi per i radioscopi, cose varie, le componentistiche, le viti, ma sono tutti italiani, sono, non sono austriaci, olandesi, francesi, spagnoli o norvegesi, sono gli italiani che fanno queste cose. Ma io ti dico di più, Roby, la parte più bella della stazione internazionale nello spazio, che poi la chiamano la cupola, no? Che sarebbe quella, sì, parte tutta piena di vetri, quella lì l'hanno costruita questa ditta italiana che dici tu. Non solo, poi l'architetto che l'ha disegnata è un famosissimo architetto proprio italiano, e l'hanno fatta fare a noi italiani perché hanno detto che sullo stile praticamente non abbiamo rivali. Però la domanda è sempre la stessa, Roby: siamo un'eccellenza, abbiamo queste capacità, abbiamo queste cose, eppure abbiamo dei politici che vanno in Europa e letteralmente si fanno fregare, perché non è che si fanno fregare, gli conviene, ci vendono, gli conviene venderci. E per quale motivo? Per far carriera politica, perché io non riesco a trovare altra situazione. Esatto, fanno carriera politica, si prendono il loro bel contentino, il loro regalino che gli arriverà chissà in quale modo, si sistemano loro, che già sarebbero sistemati con un paio, con 3-4 stipendi, già sono sistemati. Si finiscono di sistemare, sistemano i figli, sistemano i nipoti, i bisnipoti, si aprono le loro aziendine, le ricollegano tramite il governo, tutte queste cose, sanno che avranno vita, avranno lavoro, vita naturale durante, per il resto chi se ne frega, guardano il loro orticello, intanto ci siamo noi sotto che ti battiamo il ferro. Ultima domanda, Roby, prima di andare in pausa, perché dopo, nella pausa, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché in realtà c'è la fregatura dietro. La domanda, Roby, che ti faccio è questa: ma come se ne esce? Come facciamo ad avere finalmente una classe politica che pensa al bene del paese, al bene delle persone, che non invece al bene personale? Come ne possiamo uscire? Perché quando a suo tempo si parlava del Movimento 5 Stelle, no? E del fatto che veniva presa gente che non era gente politica, quindi si pensava che non era marcia, che era il partito dell'onestà, eccetera, c'erano, ci nutrivano grandi speranze dietro questi nuovi movimenti, queste nuove cose. E poi alla fine, stringi, mi sembra che siamo addirittura, come si dice a Roma, da Capodonci, cioè siamo caduti dalla padella nella brace, perché se sento quello che ha detto la ministra dell'economia, che se i ristoratori non riescono a trovare, dopo il lockdown non si riesce a fare, a trovare, cioè ad andare bene con il lavoro, è giusto che cambiano lavoro, cioè mi fa veramente capire che io un forno da pizza, faccio la pizzeria, mi metto a cuocere le mattonelle, secondo lei. Lei dice che bisogna cambiare lavoro, bisogna reinventarsi, quando sappiamo benissimo che uno, se non il maggiore, cosa soprattutto negli ultimi tempi, perché poi parlandoci chiaro, nella moda ormai, sai, gli altri hanno copiato tante cose nostre, alla fine siamo lì. Il mobilio, che eravamo tra i mobili più importanti, con il fatto che l'IKEA vende mobili a 2 soldi, vabbè, ma sul mangiare non ci sono rivali, la ristorazione non ci sono rivali, e la maggior parte dei turisti che vengono nel nostro paese non solo vengono per i monumenti, per le spiagge, per la montagna, per i paesaggi, vengono soprattutto perché si mangia bene, e quindi è un settore fondamentale
è una cosa assolutamente da incentivare, da spingere, da fare affinché si recuperi tutta quella parte della ristorazione essenziale che fa parte del nostro paese. Eppure noi ci troviamo della gente che sta lì, cioè voglio dirti, prima con questo Movimento 5 Stelle nutrivamo realmente grandi speranze, e mi sembra che siamo andati male. Come se ne esce da questa situazione? Vuoi un discorso con... come te lo spiego? Vuoi che ti dico veramente quello che penso in fondo al mio cuore, o vuoi che sia una persona un po' più corretta? No, Roby, te sei l'uomo della strada, tu sei il camionista educato. Mi piacerebbe dirti che ci vuole una bella rivoluzione, però come sempre l'italiano... E quando riparte il campionato, tu ne sei la prova, non gliene frega di niente di nessuno, ha gli occhi puntati sulla televisione a guardare la partita o lo stadio. Parte il campionato, passano tutti i problemi, poi fa niente se gli ammazzano la sorella, l'importante è che può seguire le partite. Adesso sei un po' estremizzato, no, l'italiano purtroppo è così. L'italiano, toccagli tutto, siamo tutti pronti, tutti leoni da tastiera, tutti pronti a parlare, però non gli toccare il calcio, perché quando si parte con il calcio tutti i problemi passano. Infatti ricordiamoci quello che succedeva prima del lockdown: ogni scandalo c'era lo scandalo, trafiletto veloce, poi a parlare di sport, di calcio, e tutto passava nel dimenticatoio, passava, no? Questo era. Quindi una bella cosa da fare, non dico che bisognerebbe pulire il calcio, per carità, non sto dicendo questo, che non c'entra nulla, una bella cosa da fare sarebbe una bella rivoluzione. Sarebbe una bella rivoluzione, solo che sfido le persone a mettersi d'accordo, a presentarsi in piazza a Roma a manifestare come si deve, perché... Ah, ma io no, quel giorno non posso perché ho da fare, devo lavorare. Ah, ma no, io non posso perché devo... ma io c'ho quello da fare, io non posso. Io ci perdo qualcosa da perdersi, soprattutto poi non si possono fare assemblamenti. È difficile preparare una protesta, una manifestazione, se di fatto di legge non puoi farla. C'è anche da dire anche questo. Ecco perché... e lo spiegheremo adesso tra poco, dopo la pausa, il fatto di aver perso la completa sovranità del nostro paese, che vuol dire che ormai le votazioni non servono più, non serviranno più, perché alla fine noi avremo sopra qualcun altro alla comunità europea, che da sopra un gruppo di persone, di tecnici, che ti diranno come tu devi fare, come tu devi spendere i soldi, nel modo in cui ti devi organizzare. Quindi in poche parole la sovranità monetaria, la sovranità del paese si è completamente persa. Ecco perché... la sovranità del paese l'abbiamo persa nel preciso istante in cui siamo entrati in Europa. Sì, però adesso proprio ti sei messo non solo il cappio sul collo, adesso il cappio l'hai proprio stretto. L'hai veramente. Sì, ma ti sei anche dato un calcio da solo allo sgabello che c'è sotto, a questo punto. Ecco, in questo caso guarda, sì. Guarda, io speravo, in cui guarda, sono sincero, Conte è una persona che... non parlo politicamente parlando, perché ognuno ha la sua scuola di pensiero, però ha preso delle decisioni e mi stava veramente simpatico, mi piaceva come si muoveva, tutto quanto. Ribadisco quello che ho detto in passato: non è semplice trovarsi nei suoi panni in una situazione come questa, perché questa è stata peggio di una guerra, e trovarsi a tirare avanti una nazione in una situazione così, a decidere lui per 30 milioni di italiani, non è facile. Speravo che finalmente questa volta ci fosse qualcuno che avesse le palle per mettere i paletti all'Europa e riuscire a venirne fuori. Diciamo che i paletti li ha messi ha provato a mettere dei paletti, con qualcuno c'è riuscito, con qualcuno no, non è riuscito in quello che secondo me doveva essere l'intento primario: uscire fuori da questo circolo vizioso che si chiama Europa, non dico diventare un paradiso fiscale, però tornare a essere la nazione che eravamo prima, invidiata in tutto il mondo. Noi eravamo, l'Italia da sola era una delle maggiori potenze industriali al mondo, eravamo tra i primi 7, i primi 8 da soli. Adesso insieme all'Europa, che dovremmo essere i primi in assoluto, siamo l'ultima ruota del carro, ci ha passato anche la Grecia tra un po'.
per sotto, non perché noi non siamo in grado di fare, ma perché questi paletti che ci mette l'Europa ci stanno obbligando ad agire in un determinato modo, e non va bene, perché noi siamo molto più di quello che vogliono far vedere. Noi non siamo quelli che pensano solo a mamma, che pensano alla pizza e che pensano a come inculare il prossimo, passami il termine. Noi siamo quelli che abbiamo vinto. Quando tutti ci puntavano il dito contro, quando è scoppiata la pandemia in Italia, e dicevamo guardate che succede questo, tutti a puntarci il dito contro, poi si è visto il casino che è successo in Europa, e in quel caso abbiamo fatto vedere che abbiamo vinto. Noi ve l'avevamo detto, siete stati dei coglioni, e tu mi dicesti guarda che non abbiamo già vinto, non è il caso di stravincere, e io ti ho sempre detto no, è adesso che bisogna tirar fuori le palle e stravincere per fargli capire veramente con chi hanno a che fare, perché finché continueremo a fare i pecoroni in questo modo se ne approfitteranno sempre di più e noi andremo sempre più sotto. Hanno visto che con la troica, come hanno fatto con la Grecia, hanno fatto entrare la troica, hanno fatto un disastro, hanno provato a fare la stessa cosa con noi, hanno visto che non ci riuscivano, ci hanno messo nel culo in un altro modo, recovery fund. Che non è proprio così, Robby, però è molto molto simile, e nell'arco del tempo, nell'arco degli anni, avrà delle conseguenze ancora peggiori. Esatto, ci avrà delle esatto. conseguenze ancora peggiori. Il problema però è sempre lo stesso, Robby, ti servono soldi, che fai? E quando ti servono soldi, dici, che fai? Vai da un usuraio? Però quello noi dà... fino al 2056 siamo obbligati a rimanere in Europa per dargli soldi. Noi che siamo quelli che noi siamo tra quelli che versano più di tutti in Europa. Noi siamo quelli che in Europa versano tra più di tutti, versiamo molto più dell'Olanda, versiamo molto più della Francia, versiamo molto più dell'Austria e di tanti altri stati, in che ci dobbiamo far mettere i piedi in testa da sti quattro coglioni. È come se in una grossa multinazionale c'è un socio che è socio al 20%, un altro socio al 30%, uno al 49% e c'è un socio all'1%. Chi comanda quello che c'è all'1%? Ma quando mai si è visto? Ma poi perché? Di tutti i giornali, cioè Conte è stato con un applauso infinito, è stato accolto in Parlamento ieri, e inoltre tutti i giornali l'hanno, i telegiornali e le televisioni l'hanno venduto come un grande trionfo. Io è questo che non riesco a capire sinceramente, è questo che faccio una fatica a capire, del perché le cose, cioè le notizie, le cose dobbiamo andarle a prendere da qualcuno, qualche economista che ha il coraggio di parlare soprattutto in rete e di dire come stanno le cose, cose che non fanno gli altri. Perché io sono andato a leggermi la traduzione, perché l'inglese non lo conosco, ma esattamente come stanno le cose. E le cose, purtroppo, ripeto, lo spiegheremo ciao. Adesso, poco dopo la pausa, adesso andiamo in pausa, Robby, perché abbiamo già fatto 30 minuti e più, e ciao. Quando rientriamo cerchiamo di spiegare esattamente come stanno le cose, però quello che non riesco a capire è del perché tutti i giornali, televisione e quant'altro sono tutti quanti verso quella parte lì. Evidentemente, come si dice, nel 2056 usciremo, e vabbè, io penso che nel 2056... io avrò 60 anni, 70 anni, quindi chi se ne frega, io, figura di te, quelli che stanno in Parlamento che adesso hanno 70 anni. 2056 ce n'è quasi 80, eh. 44, 2020, sì, hai ragione, 81 ne avrei, 81, sono dei 75, quindi 81 anni avrei. Figura di te. E tu ci pensi, e a 81 anni ancora devi pagare i debiti di sti quattro coglioni, eh? Purtroppo il problema non siamo noi, il problema sono i nostri figli, e questo è il problema, che gli altri non gliene frega niente dei nostri figli, e questo è. Dai Robby, su, andiamo in pausa, allentiamo, e prima di allentare voglio raccontare una piccola barzelletta, me lo consenti? Chi? Allora, c'è un sindaco in comune che deve verniciare una camera, una stanza del comune, no? L'hai già raccontata ed è lunghissima. Vabbè, però magari abbiamo molti ascoltatori nuovi che non la conoscono, Robby. Dobbiamo sempre fare il conto che noi siamo in radio, no? Si presume che ci sia milioni di ascoltatori qui con noi. Vabbè, dai, Madonna. Andiamo in pausa. Tutto l'autogrill è qua che ascolta con me.
diamo in pausa, fa basta che c'è tanta gente che ci segue, lo sappiamo, dai. Dunque, andiamo ad ascoltarci questa canzone. Il titolo è Davan. Bah, c'è scritto così, Davan, Roby. Vale. Davan. 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 Andiamo, va. Via. Please don't go and take this personal, I know that you mean well. Put your feet up, stay a while, cause it's the last time I can tell that you'll be around. You know one day, I'ma wonder what you don't want from me. Holding your weight, but I won't fall down to your feet where I will crawl. I'm down breaking my own heart, sacrificing for your love. Tears down a bottle of rosé, you be rubbing on me the wrong way. Cleansing my toxins, I can't stay. You're so awful in my brain. Yeah, I may miss you now. Yeah, I think about you now. But there's so much more around, I can't live just breaking down. Do you mind if I can love someone? To take my chances, my body. Your pain.
patience on these basics. I know that you plan on waiting for what's yours and what's been taken. Huh, yeah, yeah. No wonder you're gonna make me wonder if you were the one for me, or were you just saying what I wanted? You be saying that I'm not okay, telling me I'm all over the place. Only mad when it's not your way. Rientriamo, siamo appena rientrati. Allora, ci sei Roby? Sei ancora collegato? Certo, sono sempre qua. Ok, allora, so che devi andare a dormire presto, per cui non ti trattengo ancora molto. Intanto diciamo che la Lazio ha appena pareggiato, quindi 1-1. Allora, volevo intanto snocciolarti questi numeri alla fine di tutto il concetto, no? Ovvero, allora, partiamo dal principio. L'Italia versa nei confronti dell'Europa 15 miliardi l'anno per rimanere dentro il mercato comune, dei quali ne incassa soltanto 10, per cui 5 miliardi di euro rimangono lì. La stessa cosa fanno con numeri differenti anche gli altri paesi. È chiaro che i numeri vanno fatti in proporzione in base al mercato, in base alle persone, in base agli abitanti, eccetera eccetera. Alla fine di tutto, quindi, che loro lo vendono come una cosa grandiosa che è stata fatta dal governo, questo Conte è stato un mago, il mago della trattativa, di avere questi soldi qua e di là, alla fine di tutto i dati, ragazzi, sono questi. Allora, la Danimarca andrà a risparmiare annualmente la cifra di oltre 390 milioni di euro, ovvero soldi che lei mette dentro l'Europa, soldi che riprende indietro, lei risparmierà, quindi perché ci ha dato i soldi a noi per farla corta, 390 milioni. La Svezia, 1.600 milioni di euro circa. Adesso i numeri esatti non me li ricordo con esattezza, deve andare a ricercarli in internet, però grosso modo sono questi, Robby, attenzione. L'Olanda, parliamo di 1.900, e quindi già è già una grossa cifra. Mentre invece
Invece, per quanto riguarda la Germania, parliamo di cifre di oltre 3.000 miliardi, quindi non c'è a posto. Quindi, alla fine, per farla corta, il problema è grosso, ragazzi. Cioè, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventeranno sempre più poveri. Allora, intanto, per un problema tecnico, ci lascia intanto Roby. Problema tecnico, praticamente è sparita la connessione, vediamo magari nel caso che lo sentiamo più tardi, quindi diciamo che continuiamo da soli. Quindi, quando ci sono questi dati, cioè sapendo appunto questi fattori qua, è il caso veramente proprio eclatante. Ovvero, quando tu appunto, ecco, un paese come la Germania, no, già ricco di suo, va a risparmiare questi soldi, io quello che mi fa tremendamente arrabbiare è non riesco dentro di me a capire del motivo per cui non i giornali, soprattutto la televisione pubblica, cioè la televisione di Stato, questa che è quella che mi fa tremendamente arrabbiare, che in pratica non dice e non racconta nulla di tutto ciò. Invece viene venduto come una grande cosa. È vero anche che purtroppo ti servivano i soldi e quindi questi soldi arrivano, si calcolano, dice che sono 500 euro italiani. Adesso, in ogni caso, come la giri, il discorso è che questi soldi ci servirebbero subito. Adesso, quello che è il punto fondamentale è che verrà messa sopra una commissione di tecnici che stanno al di sopra. Questi tecnici praticamente diranno come tu devi spendere i soldi. I soldi devono essere spesi nella sanità, nella giustizia, la riforma della giustizia, la riforma delle pensioni e una riforma appunto sul lavoro. Quindi quattro nodi, cose fondamentali, e loro ti daranno le linee guida di come tu devi spendere i soldi. Quindi di fatto tu perdi effettivamente la sovranità del popolo, cioè votare in poche parole non servirà a nulla, perché qualsiasi cosa tu alla fine dei conti andrai a votare non cambierà niente, perché poi dopo alla fine ci saranno sopra questi qui che governano. E vi dico anche un'altra cosa, ragazzi, ve la dico già adesso in questo modo, così sapete che quando accadrà non rimanete, come dire, non sorpresi. Il prossimo governo sarà il governo Draghi, come al suo tempo fu il governo Monti, sarà il governo Draghi. È inutile far finta di niente. Il discorso è semplice: vogliamo uscirne? Ok, se noi vogliamo uscirne, ci si può anche tentare di avere il discorso che per uscire dice dobbiamo pagare troppi soldi, eccetera eccetera. Bisogna vedere adesso esattamente come starà l'Inghilterra. L'Inghilterra è il paese che di fatto ha pagato di più e che quello che ha ripreso di meno. Quindi adesso l'Inghilterra in realtà si sta preparando verso la fine. Questo anno praticamente è l'anno in cui si organizza per chiudere e quant'altro. Cosa accadrà quando si chiuderà tutto? Come starà l'Inghilterra? Penso che lì sarà la chiave di svolta. Il discorso però è che con questo accordo noi siamo costretti a rimanere dentro appunto questo accordo europeo. Non lo so tutto questo dove ci porterà, non lo so se ci porterà da un lato buono o da un lato negativo. Io penso che sarà un disastro, che noi vivremo la situazione della Grecia non migliore. Questa è una cosa veramente veramente brutta. I politici lo fanno esclusivamente per fare, come ha detto giustamente Roby, carriera politica. Hanno venduto il paese per fare carriera politica. E questo ci fa capire che sotto un punto di vista ormai stiamo andando verso un vero e proprio regime, che sia un regime sanitario, che sia un regime economico, questo poca importanza, però è una cosa, è un concetto che sto già dicendo da un po' di tempo, è da un po' di tempo che vado a dire appunto questa parte, che sia una mascherina, che sia il posto della mascherina, che sia il vaccino, il posto del vaccino, che sia una riforma delle pensioni che ti obbligano a doverla fare, o che sia la riforma scolastica, la riforma della giustizia, è uguale che cosa sia, tu di fatto in realtà non solo hai il cappio al collo, ma
praticamente ti sei letteralmente chiuso. Ragazzi, Robby non riesce più a collegarsi, purtroppo la connessione se n'è andata, questo problema tecnico ha bloccato totalmente la situazione qua. Intanto continuo a dire che la Lazio sta pareggiando 1-1 contro il Cagliari, quindi, ma la Lazio sta attaccando, poco fa ha preso un palo, attenzione adesso, una palla molto interessante, segna, Ciro Immobile segna il raddoppio, 2-1 per la Lazio. In questo momento la Lazio si avvicina tremendamente, oltre che adesso scatta primo classifica cannoniere, stacca Cristiano Ronaldo che ha 30 gol, e adesso a questo punto la Lazio si ricandida, potrebbe esserci un eventuale fuorigioco, attenzione, vediamo un po'. Gran palla di Luis Alberto, straordinaria per questo gol, è incrociare. Va bene, va 2-1 per la Lazio, quindi il campionato si riapre, ragazzi. Questo campionato insolito, strano, con questo torneo estivo, non vuole fermarsi. Non vuole fermarsi, insomma, sarà un bel campionato. Ragazzi, noi per il momento ci salutiamo qua. Ci salutiamo perché purtroppo Robby, ripeto, non riesce più a collegarsi. Ci sta provando costantemente, si è caduta letteralmente che la linea. E niente, noi per il momento ci salutiamo. Vi dico, continuate a seguirci sui nostri social, sui nostri canali, eccetera, eccetera. E noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Andiamo avanti un po' così, abbracci in questo periodo. Io aspetto soltanto che i miei soci, sia Robby che Alberto, riescano ad avere una situazione più tranquilla. Io penso che per l'autunno, finalmente, in un certo senso, riusciremo a essere più costanti, a essere più puntuali, a esserci sempre, come era un po' all'inizio. Per il momento bisogna avere un po' di pazienza. Hanno tanto da lavorare gli altri, anche io effettivamente ho tanto da lavorare, ma io ho questa fortuna la sera di essere a casa. E quindi per me è una situazione un pochino diversa in confronto alla loro. Per il momento io vi saluto, un abbraccio come sempre a tutti, un bacio ai miei ascoltatrici, mi raccomando, fate i bravi, continuate a mantenere, a seguire le regole, mascherina, tenere la distanza, perché non è che ci costa chissà che, seguiamola, anche se può dar fastidio, anche a me dà molto fastidio. Oggi ho fatto spesa, portare la mascherina quasi un'ora dentro il supermercato è stata una tortura, è veramente una vera e propria tortura. Però, come dire, c'è di peggio nella vita, no? Quindi continuiamo a seguirle, almeno così nessuno ci potrà dire che non lo facciamo, Ciao a tutti, buona serata, alla prossima! You fit in your place. No, I don't know.